e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. Benvenuti alla prima puntata del 2013 di Vi Consiglio un Libro. Riprendiamo dunque il nostro meraviglioso viaggio tra i meandri della letteratura, puntando l'attenzione sull'opera di Nicola Bruni Alti, intitolata Il Mummificatore, edizioni Newton Compton. Il romano Nicola Bruni Alti, pronipote di Alessandro Manzoni, classe 1972, ha lavorato per oltre 10 anni come pubblicitario, realizzando spot con Raul Bova, Elena Sofia Ricci, Christian De Sica. Nel 2004 ha quindi fondato un'agenzia con il socio Mauro Mortaroli. Si è nel frattempo avvicinato al mondo dei bambini scrivendo la canzone Dormono Tutti per Renato Zero, i testi per la trasmissione di Paolo Bonolis che ha incastrato Peter Pan e 2 libri di filastrocche La mucca fa bè e A Natale fanno pace. Nicola Bruni Alti ha inoltre dato alle stampe 2 romanzi, Pennino Finnegan e la fabbrica dei baci e Il fantastico viaggio di Willy Morgan. Nel Mummificatore Nicola Bruni Alti, con uno stile chiaro e frizzante, racconta la storia della 13enne viennese Sophie, una ragazza schiva, appassionata di musica gothic e poco incline a misurarsi con l'amore paterno e con la sensibilità delle coetanee. Tutte le mattine, prima di andare a scuola, fa tappa al cimitero e davanti alla tomba del nonno Thomas, deceduto 3 anni prima durante un'arrampicata in montagna in circostanze mai del tutto chiarite, dà la stura ai pensieri e alle emozioni più intimi. Lasciamo per un momento il contesto terreno e cerchiamo di intrufolarci in una dimensione parallela, nel mondo, cioè sotterraneo, popolato dai morti, per fare la conoscenza della famiglia Gospel. Lo zio Wilfred un giorno racconta ai nipoti Alma e Andreas delle visite mattutine di Sophie, una creatura che lui ammira moltissimo per il suo temperamento. Una parola tira l'altra e così egli si trova costretto, incalzato dalle domande dei fanciulli, a spiegar loro la funzione delle sedute vivitiche, nelle quali, al contrario di ciò che accade nelle sedute spiritiche, sono gli spettri a evocare i vivi. Alma e Andrea si rimangono profondamente turbati dalle parole dello zio e di nascosto organizzano una seduta vivitica per richiamare Sophie nel loro mondo. A Vienna dunque aumenta la confusione. Un'altra persona è scomparsa nel nulla e la polizia comincia a temere che sia l'ennesima vittima del mummificatore, uno spietato serial killer che da oltre 40 anni uccide per poi nutrirsi dell'anima dei deceduti. Nel mondo di sotto, intanto, il comitato fantasmatico rileva con l'ausilio di apparecchiature sofisticatissime la presenza di un'umana e immediatamente la città dei morti viene attraversata da gravi tensioni. Ai fantasmi, infatti, è proibito effettuare sedute vivitiche, pena l'esilio forzato nelle lande del nulla. La polizia sulla terra continua a setacciare i luoghi frequentati da Sophie, mentre Julius Gospel, il padre di Alma e Andreas, mette a punto un piano per riportare Sophie nel suo mondo. Esso prevede però uno scambio di anime. La madre di Sophie, Lily, sarà disposta a sacrificarsi per amore della figlia? E il nonno Thomas rinuncerà così facilmente al nipote? E il mummificatore, infine, ha davvero le ore contate? Il mummificatore di Nicola Bruni Alti, edizioni Newton Compton. E ora, come di consueto, la classifica settimanale dei libri più venduti in Italia.
In terza posizione, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, di Luis Sepúlveda, edito da Wanda. Scende al secondo posto L'infanzia di Gesù, di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, pubblicato da Rizzoli e dalla libreria editrice Vaticana. Si piazza in testa alla classifica Madama's Butterfly, di Luciana Littizzetto, edizioni Mondadori. Leggere per scandagliare l'ignoto e sabotare la solitudine. Una nuova storia ci catturerà nella prossima puntata. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure.